Alba in questo libro conosce anche la sua mamma. Le dirò sempre che sua madre l'ha lasciata in ospedale perché la amava tantissimo, si è resa conto che non poteva pensare al suo bene, l'ha lasciata in ospedale perché sapeva che sarei andato io a prenderla. Alba è una bimba con la sindrome di Down. È stata rifiutata da 30 famiglie prima di incontrare il suo papà Luca. La prima volta che ho visto Alba è la prima volta anche che la sono andata a prendere, perché quando i giudici mi hanno dato il decreto di affido e io sono andato in ospedale dove lei era nata, qui a Napoli, e le infermiere mi hanno subito fatto entrare nella sala dove lei dormiva, dove c'erano altre cullette, e me l'hanno data in braccio. Camminavo a 10 metri da terra perché ero felice di avere Alba con me. Ed era un po' una cosa vissuta da tutti in maniera straordinaria, cioè nel senso fuori dall'ordinario, perché a nessuno di noi, ma nessuno della mia famiglia, dei miei amici, immaginava che mi avrebbero affidato un neonato. Luca, gay, cattolico praticante e impegnato nel sociale, non ha incontrato ostacoli per l'affido di Alba. Il tribunale non mi ha mai chiesto qual era la mia tendenza sessuale, né gli assistenti sociali nel venirmi a trovare non si sono chiesti perché io fossi single, né mi hanno chiesto come mai non avevo una compagna. Si sono solo basati nel valutare la mia stabilità economica, psicofisica, la mia casa e quello che io avrei potuto offrire e offrivo ad Alba. Io dico che Alba è una Down originale, perché è una bambina felice, allegra, simpatica, egocentrica, ha una grande voglia di vivere, si sveglia col sorriso e si addormenta col sorriso. Luca ha deciso di raccontare la sua storia in un libro, Nata per te, scritto a quattro mani insieme a Luca Mercadante. L'idea di scrivere questo libro, nasce appunto dall'incontro con Luca Mercadante. Una sera io avevo il desiderio di raccontare la storia non tanto per avere una pubblicità, ma per abbattere le barriere della disabilità, sull'avere un figlio disabile, per dire io ce l'ho fatta, forse qualcun altro ce la può fare. Nessun figlio sano ci garantisce che avrà una vita serena, senza difficoltà, e quindi bisogna solo avere un po' più di coraggio. E devo dire che forse bisogna essere più accompagnati, che a volte è una responsabilità anche della società. Dico una cosa alla mamma di Alba, spesso mi è capitato di pensare a lei, a quello che pensava e che comunque sempre è presente, tra di noi, non è una persona inesistente. Alba in questo libro conosce anche la sua mamma, le dirò sempre che sua madre l'ha lasciata in ospedale perché l'amava tantissimo, si è resa conto che non poteva pensare al suo bene, l'ha lasciata in ospedale perché sapeva che sarei andato io a prenderla. Alba è nata sicuramente per me.